Bentrovati, oggi con le nostre telecamere di Zoom ci troviamo all'interno della Fondazione Ragghianti fino al 7 gennaio 2018 in San Micheletto, la mostra dedicata a Mario Nigro, un'esposizione, una retrospettiva di questo artista toscano in occasione del centenario della sua nascita. Mostra dal titolo Mario Nigro, gli spazi del colore. Due i curatori di questa esposizione, Paolo Bolpagni, che è anche il direttore della Fondazione Ragghianti, e Francesca Pola. E allora andiamo lì ad ascoltare. Direttore, un nuovo evento per la Fondazione Ragghianti, è stato un 2017 molto intenso, questa mostra che avete fortemente voluto. Sì, è vero, è stato un 2017 intenso in cui abbiamo volutamente ampliato la produzione di mostre, quindi l'offerta culturale e artistica della Fondazione Ragghianti. Abbiamo fortemente voluto questa mostra per molti motivi. Anzitutto è un po' il compimento di un ciclo di mostre che partì nel 2011 con quella su Luigi Veronesi, che è poi proseguita nel 2016 con quella su Mario Ballocco, abbinato a François Morellet, e oggi Mario Nigro, ovvero tre grandi artisti italiani della seconda metà del Novecento che hanno portato avanti ricerche astrattiste e che quindi rappresentano una sorta di ciclo all'interno della nostra programmazione. Ovviamente non è questa l'unica motivazione, la motivazione è quella anche di portare avanti un discorso fortemente scientifico nell'approccio a una mostra, alle arti visive, in questo caso anche in un'ottica di internazionalizzazione, con la collaborazione dell'archivio Mario Nigro, ma anche con l'approdo nel 2018 di questa nostra mostra in Svizzera, la Fondazione Gisla Art Collection di Locarno, dove appunto la mostra Mario Nigro, gli spazi del colore, sarà dal 2 marzo 2018 fino al settembre appunto dello stesso anno. È un aspetto importante anche perché il catalogo di questa mostra è pensato bilingue per un pubblico internazionale e quindi anche con una attenzione speciale in questo senso. La mostra rimarrà aperta fino al 7 gennaio, quindi ci sarà molto tempo per le persone, per i turisti che passano da Lucca oppure in Toscana e poi vengono a sapere della mostra per venirla a visitare. Ecco, anche questa scelta di rimanere aperti con una esposizione di questo genere per molti mesi, mostra ingresso gratuito, va nell'ottica proprio della Fondazione Ragghianti di aprirsi sempre di più al pubblico. Questo è un tema che sentite molto. Esattamente, un tema che sentiamo molto e l'idea è proprio quella, anche dopo la mostra Il Passo Sospeso, di proseguire in questa apertura alla città, tenendo una mostra per un periodo piuttosto lungo e cercando anzi di coinvolgere le scuole, di coinvolgere il più possibile il pubblico, ovviamente di tutti i turisti, il pubblico degli appassionati, ma anche il pubblico lucchese alla scoperta di un artista come fu Mario Nigro, che peraltro è un grande toscano del XX secolo. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla sua nascita, che fu nel 1917. Lui, nato a Pistoia, che poi crebbe e passò una parte importante della sua vita a Livorno, dove poi morì, ma che in gioventù, per un breve periodo, abitò anche a Lucca, che è una piccola cosa, un piccolo aspetto della sua biografia non molto noto, ma appunto al seguito del padre della famiglia fu per un breve periodo anche a Lucca. Quindi un grande toscano, un grande artista toscano del Novecento, e quindi c'è sempre questo doppio registro, l'attenzione alla città, al territorio, ma anche l'aprirsi a una internazionalità molto importante. Tra l'altro, a questo proposito, ci onora particolarmente la presenza alla nostra inaugurazione di Ingrid Mössinger, che è la direttrice delle Kunstsammlungen di Chemnitz, un sistema di 7 musei tedeschi di un'importante città della Sassonia,
in un museo che aveva ospitato una precedente grande mostra su Mario Nigro e che è venuta appositamente per la nostra inaugurazione per esservi presente e ha così visitato e scoperto per la prima volta la città di Lucca e le sue bellezze. Un'ultima cosa, direttore, perché fra poco parleremo con Francesca Pola che insieme a lei ha curato questa mostra, proprio di che cosa propone, no? Di che cosa proponete. Però a lei volevo chiedere perché avete scelto Mario Nigro e magari non un altro artista. Dunque, Mario Nigro è un artista che sempre di più negli ultimi 10-15 anni è scoperto, valorizzato, studiato dalla critica italiana internazionale come uno dei protagonisti veramente assoluti della ricerca astrattista internazionale della seconda metà del Novecento. E quindi effettivamente al di là dell'evenienza del centenario della sua nascita c'è proprio la volontà di rimarcare ancora una volta l'importanza storica, storico-artistica di questo artista, che peraltro pur essendo un astrattista e quindi potrebbe apparire in maniera fallace come l'esponente di una corrente fredda della storia dell'arte, era in realtà preso e coinvolto in maniera molto forte dai drammi, dalle circostanze storiche attorno a lui, dalle circostanze politiche. Quindi l'impegno etico nei confronti della società e la ricerca artistico-formale in lui non erano mai disgiunte. E devo dire che in questa compresenza di impegno etico, civile e di ricerca artistica c'è una traccia appunto di quell'impostazione che aveva anche Carlo Ludovico Ragghianti. Peraltro i due furono in breve contatto. Nigro espose alla Strozzina, appunto alla Galleria a Firenze nel 1955, dove era responsabile Carlo Ludovico Ragghianti, ma al di là di questo legame biografico c'è proprio questa impostazione di fondo che li accomuna, quindi l'arte non come qualcosa di separato dalla vita, ma estremamente legato e connesso ad essa. Siamo con l'altra curatrice di questa mostra, Francesca Pola, a cui chiedo subito come avete deciso di allestire questa esposizione. La mostra è una retrospettiva appunto che prende corpo nell'anno del centenario della nascita di Mario Nigro e intende un po' ripercorrere il suo cammino attraverso l'arte dal primo momento astratto sino agli anni ultimi. Quindi è un'occasione per scoprire tutto il percorso di Nigro in dialogo con altri autori internazionali contemporanei nelle diverse epoche delle sue fasi creative. Quindi il visitatore troverà un avvio con una serie di opere su carta che furono esposte nel 1949 nella prima mostra personale di Nigro alla Galleria Libreria Salto di Milano, che era un po' il quartier generale delle ricerche astratte dell'Italia del secondo dopoguerra, dove Nigro viene in contatto con grandi autori a lui coevi come ad esempio Lucio Fontana, e in questi lavori su carta si vede proprio la genesi del suo linguaggio astratto, dalle radici delle avanguardie storiche, quindi Kandinsky e Mondrian, in quello che abbiamo un po' definito il suo astrattismo dinamico, un astrattismo che inserisce nel linguaggio costruttivo astratto il movimento, che non è un movimento puramente cinetico meccanico, bensì è il movimento della vita stessa. Quindi Nigro, attraverso le sue diverse fasi, vuole restituire un po' quella che lui chiama la struttura intima dell'uomo attraverso la sua ricerca estetica. Una sezione è poi dedicata alla genesi e l'evoluzione del suo spazio totale degli anni 50 e 60, che è un po' il ciclo più noto con queste griglie e reticoli in proiezione dinamica, per poi aprire nel grande salone centrale con una serie di opere raramente viste dal grande pubblico a carattere installativo, che dialogano proprio con le grandi ricerche del minimalismo internazionale e che Nigro
presentò in parte anche alla Biennale di Venezia del 1968, per entrare in quello che poi lui, dopo lo spazio totale, definisce il tempo totale, cioè questa registrazione dell'esistenza attraverso tratti successivi di colore, che talvolta si aprono a una licenza cromatica, che è proprio la libertà dell'uomo all'interno della struttura dell'esistenza. Per poi chiudere con due sale dedicate ai cicli degli anni Ottanta, che proprio ripercorrono la pittura in modo molto, molto forte, concentrandosi proprio sull'elemento cromatico. Gli spazi del colore è il titolo della mostra, e quindi è proprio il colore il motivo dominante che guida il visitatore alla scoperta di questi lavori, che appunto negli anni Ottanta si aprono anche alla dimensione della conflitto di culture, con una serie dei dipinti satanici ispirati anche alla condanna musulmana dei versetti satanici di Salman Rushdie, o gli anni ultimi con le meditazioni e le strutture, che sono proprio questa rarefazione del colore che sospeso è proprio come una meditazione attraverso la pittura su quella che è la natura cromatica del mondo. Accennato prima, lo diceva, che vengono esposti altri artisti internazionali. La mostra infatti è pensata proprio per mostrare la sintonia e la specificità della ricerca di Nigro all'interno delle ricerche internazionali. Tra gli ospiti che abbiamo pensato e selezionato proprio in dialogo a momenti specifici del suo lavoro, c'è un bellissimo lavoro di Max Bill in prestito dal Kunstmuseum di Winterthur degli anni 40, che dialoga proprio per la sua connotazione musicale con una dei capolavori delle prime sale, che è Pittura Fuga di Mario Nigro, un'opera ispirata alle strutture musicali di Johann Sebastian Bach, oppure François Morellet e Heinz Mack, che invece sono pensati in relazione al lavoro di Nigro sulle griglie in espansione e sulla vibrazione compositiva, o ancora un cubo minimalista dell'americano Sol Hewitt e un dittico di Romano Palca, che dialogano invece con i lavori più rarefatti o politicamente impegnati degli anni 70, e ancora Fred Sandbach, un'installazione che dialoga con le spazialità sospese del ciclo degli orizzonti, e Niele Toroni, che invece con le sue impronte di pennello fa da contrappunto ai riquadri delle meditazioni. Senta, un'ultima cosa, un invito a chi ci sta guardando a visitare questa mostra, magari anche alle persone che non conoscono Nigro, che magari non sono esperte o appassionate, come dire, più forti dell'astrattismo. Mario Nigro è stato uno dei grandi inventori di linguaggi del XX secolo, quindi l'invito è quello di scoprire questo autore, il cui astrattismo non è un astrattismo puramente compositivo o elitario, ma ha sempre voluto parlare empaticamente e coinvolgere il suo spettatore. Quindi l'invito è a scoprire, attraversare questi spazi del colore che abbiamo cercato di restituire nelle sale della mostra, per entrare in sintonia, in contatto, e attraversare la seconda metà del secolo attraverso l'opera di Mario Nigro, e soprattutto cercare di entrare in questa sua coniugazione della pittura astratta con la musica, la poesia, la scienza, la politica, la società, che è sempre stato il suo intento primario. Con il presidente della Fondazione Ragghianti, Giorgio Tori, un altro grande evento organizzato dalla Fondazione, lo dicevo in apertura con il direttore, insomma, chiudete il 2017 con un altro bel appuntamento. È stato un anno molto intenso, questa è la terza mostra di grosso rilievo che facciamo, e dopo quella, diciamo, che ha percorso le strade della città e che credo tutti i lucchesi abbiano ammirato, questa è una mostra molto più specifica, molto più tecnica, su un artista molto noto,
soprattutto adesso, naturalmente meno ai suoi tempi, ed è, rientra in, nel quadro della istituzionale della Fondazione, cioè la Fondazione è un centro studi, quindi propone al pubblico mostre che qualche volta sono difficili, ma che costituiscono un'apertura sulla conoscenza di quelle che erano le caratteristiche artistiche, storico-artistiche del nostro tempo, e nel caso specifico del Novecento, la seconda parte del Novecento. Quindi questo è il senso fondamentale di tutta questa iniziativa. Un'altra cosa, possiamo aspettarci un 2018, è vero che la mostra è aperta ora, rimarrà aperta fino al 7 gennaio, no? Però mi viene spontaneo chiederle, ci possiamo aspettare un 2018 altrettanto intenso come quest'anno? Forse anche di più. Addirittura. Forse anche di più. Fra le altre cose c'è all'orizzonte, non so se è un'anticipazione questa, c'è all'orizzonte anche una mostra che dovrebbe riguardare addirittura Puccini, cioè dovrebbe riguardare l'entourage degli artisti che conobbero, con cui lavorarono, eccetera, e che dovrebbe riportarci un pochino più indietro nel tempo, in modo da alternare, no, un po', diciamo, l'arte contemporanea anche con l'arte del Novecento, del primo Novecento. Sì, molto intenso sarà anche l'anno prossimo, perché le idee crescono, c'è molta diciamo, entusiasmo intorno a queste, e poi abbiamo un comitato scientifico e un consiglio di amministrazione che sono molto attenti e che seguono con molta attenzione l'attività della Fondazione, e quindi tutto si rende molto più facile. È tutto per questa puntata di Zoom dalla Fondazione Ragghianti Lucca in San Micheletto. Vi ricordo, fino al 7 gennaio 2018, questa mostra ad ingresso gratuito dedicata a Mario Negro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento.